bisogna sporcarsi il ventre che strilla dentro i tuoi occhi specchi di vetro. Se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Benvenuti, bentornati su Florence International Radio, sempre la notte del mistero, giovedì alle ore 21.30, minuto più, minuto meno, causa organizzazione dei collegamenti, insieme a me la meravigliosa Vera che... Buonasera a tutti, oh mamma mia il microfono. A cui facciamo gli auguri. Grazie mille, a cui facciamo gli auguri. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Tanti auguri, la tanti auguri. La nostra bilancina preferita. È il compleanno di Vera. È il compleanno di Vera, ma è anche il compleanno di Daniela. Sì, no. Daniela Bronzi. Daniela Bronzi. Che facciamo gli auguri. Assolutamente. Mia figlia. Sì. E anche alla nostra amica Marisol che ci segue. Marisol, auguri. Auguri a tutti. Quindi, oggi in collegamento abbiamo Valerio Scrivo e Igor Patruno, se non sbaglio. Sì, a breve dovrebbero arrivare, sì. Dovrebbero arrivare altri ospiti. Altri due, sì. E grazie per gli auguri che mi avete mandato. Grazie. Un bacio. A voi ragazzi dalla collegamento. Prego. Ciao, buonasera a tutti. Innanzitutto tanti auguri a Vera e a tutti quelli che fanno il compleanno oggi. Se ho capito bene, anche tua figlia fa il compleanno, Daniele. Sì, esatto, Daniele. Esatto. Allora sì. Auguri anche a tua figlia. Beh, grazie. Allora, questa sera parleremo di un delitto avvenuto a Roma nel 1970. Ne ha parlato Roberto Morassutti in un libro che si chiama I giorni di primavera, dell'Armando Editori. Questa sera dovrebbe essere con noi Morassutti. Credo che a ci breve, sì, a breve, sì. E intanto stiamo cercando di collegare anche con noi Antonella Fucecchi. Quello che posso dire, Igor, è che io nel 76 abitavo a Roma. Abitavo a Roma perché mio padre lavorava lì e abitavamo a Grotte Celoni, che mi dicono che è un quartieraccio. Ma io non l'ho vissuto con un quartieraccio, però ricordo che si parlava male di Centocelle e questo delitto è avvenuto proprio a Centocelle. Sì. All'epoca aveva una brutta fama. Noi vi ricordo che prendevamo questo treno, questo trenino che partiva dalla stazione Termine e faceva capolinea proprio a Grotte Celoni e in mezzo c'era Centocelle e mia madre si raccomandava di non scendere a Centocelle, perché era un quartiere abbastanza malfamato all'epoca, però mi dicono, cioè, mi sembra che oggi non lo sia più. Ma adesso direi di no, è uno dei quartieri della cintura periferica di Roma, poi Roma ha la caratteristica di essere una città, diciamo, particolarmente ampia, molto estesa, e quindi... diciamo che la periferia si è ulteriormente spostata verso, diciamo, si è allargata, no? Si è spostata nel caso appunto di Centocelle verso sud-est. Per quello che riguarda invece gli anni 70, beh sì, direi che negli anni 70 quella era periferia. Per chi diciamo è a Roma e conosce Roma, beh, insomma, e sa e conosce via Palmiro Togliatti, i fatti di cui vogliamo parlare si svolgono appunto in un'epoca in cui questa strada ancora non c'è. Ci sono dei prati immensi, dei pratoni immensi, e c'è un vecchio forte che venne costruito appunto spendendo sì, sto rispondendo alle chiamate. Antonella? Eccomi, sì. Sì. Ci sono. Vedo e non vedo, comunque ci sono. Mi sentite? Sì. Ci manca. Va bene. Aspetta.
un attimino, perché te sei arrivata da esterna, perciò sì, mi hai fatto cascare le chiamate. Sto cercando di connettermi. Igor? Sì, adesso però sono già su Florence, sto parlando con Dick. Con Daniele. E chi è allora che sta parlando con me? Daniele. Ah, è Daniele, scusa. Io però sto parlando con lui, non so come... Un attimo, ci ricolleghiamo con tutti, eh? Un attimino. Sì. Esatto. Rientriamo un attimo in studio. Ricordiamo che potete anche intervenire in diretta, magari più fra qualche tempo, quando avremo già sviluppato l'argomento, allo 055 24 77 985. Appena sarà possibile, Daniele metterà in sovraimpressione il numero di telefono, magari lo reinseriremo anche all'interno della live chat e nei vari commenti per poterci contattare. Potete ovviamente anche scrivere sulla live chat e fare le domande, se possibile appunto le gireremo anche ai ragazzi in collegamento, che faranno appunto, risponderanno alle vostre domande. Ricordatevi di mettere i like, come sta facendo il signore. Adesso è Igor che non è collegato, allora. Ecco. Sì, infatti. Ricordatevi di mettere anche, aspetta, di mettere anche i like. Ho capito, io e Igor eravamo collegati su tutt'altra cosa, allora aspettate che lo chiamo. Okay. No, aspetta, sto facendo il collegamento da qua, un attimo. Vediamo un po' se abbiamo anche un collegamento dalla linea. Quindi mettete i like ai video, sì, ai nostri video, a questo o a quelli, insomma, di tutto il nostro canale. Iscrivetevi al canale se volete continuare a seguire i nostri video, le nostre puntate di tutte le settimane. Abbiamo un ottimo palinsesto settimanale ricco di tante proposte di programmi. Salutiamo alcuni in collegamento. Abbiamo Deborah, ciao Deborah, Andrea, Nadia, noi la chiamiamo Lacrima, e tanti altri, Maurizio, Daniela, sempre in collegamento, in ascolto con noi, e sono sempre di più. Salutiamo anche, vabbè, ora io non ho visto Maurizio che c'è, poi via via che eventualmente entreranno in collegamento li saluteremo. Andrea abbiamo... Sì, Deborah, sì, mi sono tagliato i capelli e sono un pochino differenti, sì. Ciao Laura, Andrea, l'abbiamo salutato, Nadia. Dovremmo avere i collegamenti. Abbiamo tutti, eh? Ok, perfetto, okay. Perfetto. Pronto, ragazzi? Sì, ci siamo tutti, spero. Senti, io non so se prima abbiamo parlato e nessuno ci ha ascoltato, perché forse eravamo... Non so se siamo caduti, non ho ben capito. Comunque, si parlava di 100 celle... Ricominciamo, perché non so se ci hanno ascoltato o meno. Parlavo di 100 celle perché nel 76 abitavo a Roma e 100 celle era un brutto quartiere, dicevo. E siccome questo delitto è avvenuto negli anni 70, non so se la fama di 100 celle c'entra con il delitto di questa sera. E Igor mi stava spiegando invece che 100 celle non è più alla periferia di Roma come era all'epoca. Mi sentite, vero? Sì. Sì, ma che è stata un po' inglobata più centralmente a questo punto. Grottecelori, dove stavo io, era l'ultimo posto di Roma. Ora non, sinceramente non so bene, perché sono passati tanti di quegli anni. E dicevo, e non so se questa brutta fama di 100 celle poteva essere anche legata a questo diritto, del quale io sinceramente non ricordo, non ho memoria. Non so se ha fatto notizia, oppure è stato un delitto minore e se ne è parlato poco. Beh, no, a Roma fece notizia, e come? Io non me lo ricordo, vabbè, avevo 8 anni, quindi non me lo ricordo sinceramente. Ma non me lo ricordo neanche dopo, cioè io studiando poi i casi, leggo tanti di quella roba di delitti, di crimini, ma questo no, questo delitto sinceramente io non me lo ricordo proprio. Ma è un delitto che ha colpito molto l'immaginario, proprio perché si è trattato della sparizione di un bambino, quindi insomma di questo stiamo parlando. Adesso poi tra breve magari Antonella, aspettando appunto Roberto, magari farà una piccola, una recensione insomma, no, di questo libro. In realtà
il libro è ispirato a questa storia vera. Il ragazzino si chiamava appunto Marco Dominici e era uno dei tanti ragazzini che frequentava l'oratorio dei Salesiani. Adesso, per chi conosce Roma, il punto di riferimento è senza dubbio via Palmiro Togliatti. Ecco, nel 1970 via Palmiro Togliatti era una strada in costruzione e la zona dove è avvenuta la scomparsa del bambino, cioè appunto questo oratorio dei Salesiani, si trova su via Prenestina a quello che oggi è l'incrocio con via Palmiro Togliatti. Via Palmiro Togliatti è una strada di raccordo in realtà, perché unisce la Prenestina, attraversa la Casilina e arriva fino alla Tuscolana, quindi è una sorta di fettuccia che attraversa in verticale tre consolari di Roma e le unisce naturalmente. Ma nel 1970 questa strada non c'era. Che cosa c'era lì? C'erano dei prati immensi e soprattutto c'era questo oratorio, questa struttura molto complessa, formata da capannoni, spogliatoi. C'erano dentro addirittura due bar, c'era un campo di calcio e c'era il classico cinema parrocchiale. Ecco, attorno prati, attorno case in costruzione, attorno Forte Prenestino. Forte Prenestino, che oggi diciamo è la sede di svariate attività culturali, è in realtà una struttura militare che venne costruita tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, in realtà per difendere Roma insieme ad altri forti che erano collocati attorno alla città dal pericolo di un ritorno dei francesi. In realtà noi in quel periodo eravamo alleati appunto dell'Austria, della Prussia, della Germania, insomma avevamo una posizione politica in Europa abbastanza particolare, diversa da quella che poi si manifestò di lì a poco con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. E invece avevamo problemi con i francesi. E adesso sarebbe complesso mettersi a ricostruire quel periodo. Fatto sta che lì c'era questo forte, in realtà già all'epoca non era più utilizzato, già insomma non aveva fini militari, era più che altro un deposito, e per un lungo periodo è stato anche un luogo nel quale i ragazzi del quartiere si cimentavano, no, in ardite e coraggiose invasioni, no? Insomma, nel senso che superavano in qualche modo la zona controllata. C'era un guardiano, c'era solo un guardiano in verità, c'erano dei cani, e entravano dentro perché cercavano, per la maggior parte, un po' per fare una bravata, no? Per poter dire agli amici appunto di essere riusciti a entrare là dentro, un po' perché in realtà cercavano anche chincaglierie, diciamo,
altre residuati militari, perché poi se ne andavano a vendere a Porta Portese. Ecco, la fotografia della situazione nel 1970 è un po' questa: il grande oratorio, forte prenestino e prati immensi, appunto perché via Palmiro Togliatti era una strada, diciamo, progettata, in parte costruita, ma appunto ancora da definire, da finire. Questa è un po' la situazione in cui avviene questa sparizione. La Roma del 1970 è una Roma, direi, decisamente in bianco e nero, nel senso che i nostri ricordi sono davvero ricordi in bianco e nero. Insomma, era una Roma più buia di quella di adesso, nonostante le luci, l'illuminazione pubblica a Roma non sia mai stata, diciamo, particolarmente effervescente. Era una città buia, una città oscura, direi. Ecco, è primavera, anche per questo il libro si chiama Giorni di primavera, e Marcolino da poco tempo frequenta questo oratorio dei Salesiani. Abita non troppo distante dall'oratorio, in verità, e qualche volta viene, come dire, accompagnato dai genitori lì, in questo oratorio. I genitori che ovviamente talvolta lo sorvegliano, talvolta invece lo lasciano anche lì. E è una domenica mattina, appunto, Marcolino si aggira dentro questa struttura, va a messa, si fa timbrare il bigliettino con il quale poi il pomeriggio potrà andare a vedere il film in programmazione. E il film in programmazione è uno spaghetti western. Ma Marcolino è molto emozionato, no? Ci tiene molto ad andare a vedere questo film, e in qualche modo appunto i Salesiani che gestivano l'oratorio, diciamo, permettevano, davano il biglietto gratis ai ragazzini che la domenica mattina andavano a messa. Ecco, questo è l'inizio della storia. Adesso direi che magari Antonella ci può parlare, ci può fare un po' una recensione di questo libro. Io nel frattempo sento un attimo, tolgo l'audio e sento un attimo Valerio, che gli devo dire una cosa. Sì. Allora, intanto buonasera, ringrazio la radio, ringrazio Igor e Valerio Scrivo per avermi invitato a presentare questo testo di Roberto Morassut, che è un libro interessante, molto ben scritto. La scrittura è molto sobria, moderata, pulita, nitida, senza sbavature. Ed è un libro che affronta con molta discrezione, avvicinandosi gradualmente all'epicentro del libro, che si identifica appunto con la storia di Marco, al quale è stato però modificato il nome, come agli altri protagonisti dell'intera vicenda. Il romanzo viene quindi ad essere tecnicamente un romanzo a chiave, perché i personaggi sono reali, le azioni descritte e le vicende sono corrispondenti alla realtà, ma i nomi vengono alterati.
Il libro è complesso perché non presenta soltanto la storia di Marco e la difficoltà di arrivare poi a una soluzione che non ci sarà di questo caso. Il bambino scompare, verranno rinvenuti i suoi resti 7 anni dopo in un cunicolo e nonostante le varie tornate processuali non si arriverà all'identificazione di un colpevole. Ecco, questo libro non affronta soltanto la storia di Marco, ma è una pacata riflessione, anche dolente, sui numerosi casi irrisolti che hanno costellato la storia criminale di questa città. Una città plurale, Roma ha un nome singolare, ma è una città plurale al suo interno, pluristratificata. Non ci sono soltanto 7 Rome, il libro di Donzelli si dedica proprio a queste mappe delle differenze e anche delle diseguaglianze, ma a Roma al suo interno genera e sviluppa tutta una serie di paesaggi e di situazioni antropologiche che sono estremamente complicate. Quindi l'interesse di Roberto Morassut si concentra gradualmente su Marco, ma inizia ad introdurre il lettore in un'atmosfera totalmente diversa, cioè non arriva subito a 100 celle davanti al cancello dell'oratorio, ma sceglie piuttosto di dare voce alle ricerche, alle indagini di questo ispettore Rapisardi, che è un personaggio credibile perché è un ispettore arrivato a fine carriera, non è riuscito a progredire, una serie di ostacoli, benché sia preparato, puntuale, attento, e forse proprio per quello, una serie di ostacoli gli hanno negato la possibilità di avere delle promozioni. Rapisardi viene colto nel momento in cui varca il portone del suo medico, che si chiama Grimaldi e che sarà poi un personaggio importante. E l'ispettore ha continuato a indagare sul caso e ha pensato anzi di ricavarne una sorta di inchiesta scritta, di farne un'indagine che in qualche modo dovrebbe coincidere con il libro che noi leggiamo. Ora, questo libro è proprio a dimostrazione di quanto criptiche siano le situazioni in cui tutto potrebbe essere risolto, sebbene impostato in poco tempo, l'autore, proprio per alludere a questa difficoltà di muoversi in un ambiente labirintico, decide di impostare il suo romanzo facendolo iniziare più volte con dei preamboli, cioè una prefazione, un preludio, poi di nuovo una premessa e poi c'è una cornice. È come se il lettore fosse gradualmente guidato all'interno di un enorme labirinto in cui più situazioni si aggrovigliano e poi si dipanano lentamente. C'è dentro Roma. Nella prefazione Massimo Lugli appunto dichiara esattamente questo, che un'altra delle vere protagoniste è proprio la città, che noi conosciamo attraverso Rapisardi nel suo volto, diciamo, più borghese, perché Rapisardi appunto entra nello studio medico da Piazza Bologna, e però questa zona è la zona, diciamo, del salario nomentano, che è una zona piuttosto elevata, e la zona del bacino di utenza della mia scuola, che è il liceo Tasso, quindi molti alunni provengono da quell'area, una zona di professionisti, è anche zona di delitti particolarmente irrisolti. Quindi lui inanella, prima di arrivare alla storia di Marco, una serie di altre situazioni come quelle anche abbastanza famose, l'assassinio di Maria Martirano, e l'impossibilità di stabilire se fosse stato il marito con l'aiuto di un complice, oppure se dietro questa apparente omicidio familiare non si nascondessero invece oscure trame molto più complicate che restano comunque nascoste, perché si procede sempre per un doppio binario, la sensazione cioè che non si pervenga alla verità perché ci sono coperture, depistaggi che devono tenere lontani personaggi di spicco o devono occultare situazioni che politicamente devono restare celate e non possono essere portate alla luce. Poi arriviamo anche a vedere dove abita invece Rapisardi, di cui seguiamo alcuni passi.
E poi c'è la grande cornice. La cornice che Morassut decide di descrivere è quella di una Roma che è a lui contemporanea e che poi era anche la mia, perché Marcolino aveva 7 anni, Morassut del 63, io sono del 64. Quindi, come dire, le emozioni che lui descrive e gli eventi significativi sono osservati con gli occhi di chi allora era un bambino, quindi l'allunaggio in primo luogo, e poi le trame degli anni 70 che si sviluppano intorno alla strategia della tensione. Quindi il delitto di Marco si colloca proprio tra il 70 e diciamo il 77, perché i resti di Marco vengono rinvenuti 7 anni dopo in un cunicolo che era stato esplorato precedentemente, che risultava pervio e privo di resti. Nel 77, non a caso, con l'esproprio e la restituzione, diciamo, del forte Prenestino alla città, era necessario evidentemente sbarazzarsi del corpo del bambino, che molto probabilmente era stato conservato e si era scheletrizzato in un luogo diverso da quello in cui viene rinvenuto, perché nel cunicolo c'è a reazione e se il corpo fosse rimasto lì si sarebbe dovuto mummificare, invece il corpo era scheletrito. Quindi questo tipo di cornice, di macrocornice, Morassut la tiene con molta precisione ed è estremamente nitida la ricostruzione degli eventi che vanno per l'appunto dalla strage di Piazza Fontana ed arrivano fino alle strage sui treni, l'Italicus e poi il Rapido 904. E poi arriva a descrivere sotto Roma, cioè una Roma ipogea, una Roma sotterranea, ctonia, misteriosa, labirintica, piena di cunicoli, carsica, e c'è un excursus estremamente interessante di natura geologica proprio sulla natura del suolo di Roma, di quella zona, di quel quadrante di Roma, la natura vulcanica che quindi favoriva la creazione di anfratti naturali. E tutto questo risulta particolarmente importante perché non è un affondo geologico di natura preziosa, cioè l'autore non fa sfoggio di competenze in modo gratuito, ma lo fa perché quel territorio ha una particolare composizione chimica di natura vulcanica che si rinviene anche nella zona della Campania, e questo per una affinità di storia geologica. Ora, è importante perché nell'analisi delle scarpe del principale indiziato si rinvenivano tracce di fango che potevano essere quelle del forte Prenestino, ma avrebbero potuto anche essere quelle della zona di Napoli presso la quale lui si aggira proprio nei giorni e nei momenti più difficili, perché oltre alla morte del bambino c'è la tragedia del colpevole perfetto. Cioè, in una situazione di questo genere si deve in qualche modo immaginare un mostro, un'entità esterna che abbia rapito il bambino. E quindi la guida di Morassut porta gradualmente il lettore nel centro, proprio nell'epicentro di quella zona. E naturalmente la zona è animata da un presidio che potremmo dire educativo, perché questi salesiani svolgono una funzione di importante per l'identità del luogo, perché tutelano la coesione sociale, prevengono una serie di ulteriori lacerazioni e offrono ai bambini l'opportunità di potersi incontrare, per alcuni di poter mangiare, perché l'oratorio quindi sorge nel 1948. È interessante anche considerare che Centocelle non era una borgata, ma che era una sorta di zona che viene costruita secondo una lottizzazione ben organizzata. Quindi ci sono strade ben costruite, non ci sono tracce di abusivismo. A cosa doveva servire? Nel 1941 quella, secondo il regime, doveva diventare una zona industriale, ma anche una zona industriale e militare di Roma, quindi era munita anche di un aeroporto. E quindi in quella zona avrebbero dovuto risiedere appunto i funzionari. Ecco. Quindi era stata concepita così, poi diventa una zona operaia, poi diventa una zona della resistenza e quindi ha delle stratificazioni progressive. E quindi è importante capire questi elementi, e è chiaro che
Non si può negare che la Chiesa in quegli anni con i suoi oratori abbia offerto un'opportunità di identità e di prossimità, abbia contribuito a costruire il tessuto sociale, ma è pur vero però che questi non erano sempre luoghi sani per un bambino, per degli adolescenti. E proprio in questo borgo Don Bosco non erano infrequenti casi di molestie, anzi, erano coperti in parte, oppure denunciati, ma poi non producevano degli effetti immediati queste denunce. E però c'era almeno un'altra persona che avrebbe potuto nutrire degli interessi pruriginosi nei confronti dei ragazzi. E poi c'era, dicevamo, il colpevole perfetto, che qui viene chiamato Luigi Capuano, e che era un povero psicolabile, peraltro siciliano, che quindi finisce in un manicomio terribile e si inventa qualunque tipo di espediente per non rientrarci più. Ecco, lui diventerà in qualche modo l'indiziato principale. Ecco allora perché vedere che fango aveva, qual era la composizione chimica del fango nelle scarpe, era importante, perché si poteva ritenere che fosse lo stesso del forte prenestino, ma in realtà lui camminava macinando chilometri e chilometri. Avrebbe fatto di tutto pur di non rientrare più in manicomio. Il manicomio era decisamente peggiore della prigione. Il manicomio significava elettroshock, quindi giustamente Morassutta ricorda il beneficio della legge Basaglia. Però in realtà forse il colpevole non era lui, anzi quasi sicuramente altre figure si aggiravano all'interno di questo ambiente salesiano, che rimane non indagato mai a fondo. Ecco, il vero rincrescimento che prova Rapisardi, ma che prova Morassutta e che proviamo noi tutte le volte che ci avviciniamo ad un caso irrisolto, è la sensazione che non si sia mai imboccata la strada giusta. I casi non sono irrisolvibili, ma sono irrisolti. Potrebbero essere risolti impostando, indagando e affondando l'acume investigativo nelle zone giuste. Non fu fatto qui. Marcolino non venne cercato subito, ci furono delle contraddizioni anche all'interno degli abitanti del palazzo per una serie di incredibili beghe condominiali che contrappongono la famiglia di Marco a quella del compagnuccio. Entrano a un certo punto medium, fattucchiere, sensitivi, veggenti, e quindi in qualche misura ci si illude che il bambino possa ancora essere trovato in vita. Il bambino non c'era più. E forse era scomparso. Naturalmente ci sono anche le intercettazioni, e queste intercettazioni, fa capire Morassutta, sarebbe stato interessante valutarle di più, quando uno dei preti, perché erano più o meno tre figure, una dirigeva l'oratorio, l'altro si occupava della gestione dei servizi, e uno di questi teneva dei diari, e costoro dovevano sapere ben più di quello che non abbiano detto. E forse in una famosa telefonata in cui si parla della fine che avrebbe fatto una certa batteria rubata, data la forma dello strumento, è probabile, ipotizza Morassutta, che quella batteria potesse aver avuto un ruolo nel nascondere il corpo del bambino. E poi si snoda però l'attenzione di Morassutta anche intorno ad altri casi. Gli altri casi, uno è tristemente quello di Simonetta, verso la fine, ma ce ne sono anche degli altri, il caso Montesi, anche Vilma abitava in una zona non lontana dal Pinciano Salario, e il caso di Antonietta Longo, la decapitata di Castel Gandolfo, la ragazza siciliana di Mascalucia che veniva dal vulcano dell'Etna, che viene poi rinvenuta, decapitata, sventrata completamente. Anche in quel caso si pensò alla mafia, ma forse andava cercato all'interno della casa presso cui prestava servizio un po' più attentamente il colpevole. Ecco, rimane il rammarico che accompagna anche Rapisardi e il desiderio di forte però di giustizia e di poter provare a smuovere quello che ancora si può fare, quando è possibile, prima che il tempo faccia morire testimoni, presunti colpevoli, informati dei fatti. Ecco, arrivare a riaprire casi che devono essere risolti, perché è un'esigenza profonda quella di riaffermare le ragioni della giustizia. Ecco, quindi il libro si chiude con l'evocazione di altre figure, figure che sono evanescenti, figure in genere di ragazze,
no? Si parla di Elisa Claps, ma si parla anche di Mirella Gregori, si parla anche in qualche modo della Orlandi, ma ci sono anche omicidi risolti tra donne più mature, ecco, pensiamo soltanto alla signora Moscatelli. Ma pensiamo anche a una povera parrucchiera di Prati che muore nel 1994, sempre in zona Prati, e che viene sorpresa da uno sconosciuto che la atterra con un pugno talmente violento che le ritrovano parte della dentiera nell'esofago. Ecco, sono delitti efferati per cui nessuno ha pagato e sui quali nessuno ha voglia di rimettere le mani. E qui Roberto Morassut parla anche del porto delle nebbie. E si entra all'interno di situazioni di doppiezza e di ambiguità che nascondono tutta una serie di omertà. Omertà che a vario livello purtroppo hanno funzionato molto bene. E quindi rimaniamo con la sensazione che forse non è un caso se a Roma il numero di omicidi irrisolti è stato così elevato in un certo periodo. C'erano delle responsabilità, probabilmente anche politiche. E quindi questa grande città tentacolare ha anche in altri quadranti i suoi omicidi risolti. Io abito nel quadrante ovest e c'è il caso di Annarella di Primavalle, bambina scomparsa negli anni 50 trovata in un pozzo. Quei delitti che colpiscono lì l'omertà non era un'omertà della borghesia che voleva opporsi, era interna alla cerchia della famiglia, agli abitanti di queste zone anonime su cui Roma si estendeva le sue ultime propaggini. Una città tentacolare, accogliente, bella, ma anche alle volte terribile e vorace. Valerio, non ti sentiamo, accendi il mic. Valerio, il microfono spento. Vediamo se Valerio riesce a connettersi. No, è in video ma non in audio. Non ti sentiamo. Beh, intanto direi che la, chiamiamola appunto recensione, in realtà è proprio un attraversamento del libro di Roberto. Beh, insomma, fatta da Antonella è stata veramente molto, molto interessante. Come finisce questa storia? Beh, 7 anni dopo i resti di un bambino vengono ritrovati in un cunicolo sotto Forte Prenestino. In realtà questo cunicolo, che ha una forma irregolare, quindi ha una parte più ampia all'inizio e una parte più stretta verso la fine, contiene le scarpe, poi la cassa toracica, poi dopo un po' altre ossa, appunto le tibie, le piccole tibie del bambino, e verso la fine c'è appunto il cranio. Quindi i resti sono stati in qualche modo sparsi, naturalmente non sapremo mai se sono stati sparsi da chi ha commesso il delitto oppure no, oppure da magari qualche animale che appunto certamente frequentava quelle gallerie. Gallerie che erano contigue all'oratorio dei Salesiani. Bastava attraversare un piccolo avvallamento, io me lo ricordo perché poi come molti ragazzini di quell'epoca frequentavo i pratoni attorno all'oratorio e qualche volta anche l'oratorio. E in effetti diciamo c'è davvero una sorta di contiguità, di collegamento, che è inquietante.
vengono ritrovati da tre ragazzi che appunto si sono addentrati dentro questa galleria, dentro questo strano luogo, cercando di trovare un passaggio per entrare dentro al forte. E appunto ci sono questo paio di scarpette, brandelli di vestiti e un mucchietto di ossa. Igor, scusami, Igor, perdonami un secondo, dalla chat ci chiedono di ripetere il titolo e l'autore del libro, in modo che loro possano andare a cercarlo eventualmente nei vari store digitali e non. Sì, beh sì, intanto direi che lo facciamo vedere, ed è questo appunto. Giorno di primavera, giusto il titolo? Sì, Giorni di primavera, Roberto Morassut, ed è edito appunto da Armando Editore. Ok, ora stiamo provando a ricollegare Valerio Scrivo, dovrebbe essere disponibile tra un poco. Comunque voi andate avanti comunque nella narrazione della storia, e poi appena Valerio sarà disponibile lo collegheremo. Prego, Igor. Sì, dicevo appunto, il papà di Marcolino ad un certo punto non ce la fa più. Quando il giovane con disturbi psichici, farne il nome è del tutto inutile direi, che frequentava appunto spesso l'oratorio, viene assolto, perché ovviamente non c'è lo straccio di una prova che lui sia entrato in contatto con il bambino. Tra l'altro, in quel momento era a colloquio con uno dei salesiani, con una appunto delle figure che ha descritto prima Antonella, che gestivano questo posto, perché era stato cacciato da lì. Era stato cacciato perché appunto aveva questi atteggiamenti particolarmente, possiamo definirli amorevoli, nei confronti dei ragazzi che frequentavano l'oratorio, ma si limitava a fare qualche regalino, insomma non aveva, diciamo, non andava oltre un certo limite. Questo è stato accertato. Quindi quando è calato il silenzio, perché poi appunto su queste storie ad un certo punto c'è poco da fare, insomma, no? Si dimenticano, cala appunto il silenzio, dopo appunto l'assoluzione sia in primo che in secondo grado di questo giovane con disturbi psichici. Beh, dopo un po' il papà appunto chiede che il caso venga riaperto, ma appunto non accade nulla, e le cose vanno avanti fino al 2011, quando il papà di Marcolino va a Chi l'ha visto, era il 13 aprile appunto del 2011, e giustamente lui dice: ma io sono quasi 40 anni che vado a portare i fiori, no, su una tomba, e non so se lì dentro c'è davvero mio figlio, perché appunto il DNA non era mai stato fatto, perché non c'era la possibilità di farlo ovviamente nel 1977, cioè quando i resti vennero ritrovati. Beh, almeno questo lo ottiene, almeno la certezza che lì dentro c'era suo figlio, questa riesce ad ottenerla. Ma altro no, perché si verifica in realtà una totale impossibilità di ricominciare, di riaprire il caso, perché vengono a mancare gli elementi per farlo. In realtà
le cose di cui ha parlato Antonella, cioè l'analisi che Antonella ha fatto di questo libro, qualche spunto a nuove indagini avrebbero potuto darle, però poi si scopre che i protagonisti di questa vicenda in realtà sono morti, non ci sono più. Quindi i sacerdoti, ad esempio, che gestivano l'oratorio di Don Bosco e che agli inquirenti erano sembrati particolarmente reticenti, tra l'altro durante le operazioni di intercettazione, no, si verifica c'è un dialogo particolarmente inquietante, particolarmente strano, dal quale si capisce chiaramente che i sacerdoti sono a conoscenza delle intercettazioni. E quando appunto ci si rende conto di questo, gli inquirenti si rendono conto di questo, chiamano uno di questi sacerdoti e gli chiedono, no, perché abbia pronunciato la frase appunto, no, che invitava il suo interlocutore a non riferire ulteriori cose, insomma, quindi a passare poi, no, a voce, quindi a riferirgliele a voce e non per telefono. Il sacerdote dice candidamente di essere stato avvertito dalla SIP che i telefoni dell'oratorio erano sotto controllo. Quindi questa è un po' la situazione. In realtà le indagini sono state condotte male, perché anche nel momento in cui c'è un'attenzione particolare nei confronti dei sacerdoti dell'oratorio di Don Bosco, poi in verità tutto svanisce, tutto si perde e si preferisce concentrarsi appunto sul povero giovane con i disturbi psichici, perché il matto è chiaramente, non può che essere lui l'assassino, no? Poi in qualche modo io sono tornato lì anche recentemente, perché qualche tempo fa a Centocelle c'è stata una presentazione, direi oceanica, di questo libro. C'era mezzo quartiere, insomma, una presentazione immensa alla quale hanno preso parte centinaia di persone, e mi sono messo a parlare un po' con la gente che era presente, e molti apprendevano quasi con sorpresa che il giovane con disturbi psichici non era il colpevole, non era poi stato condannato. Lì alla presentazione, parlo di persone ovviamente anziane, persone sessantenni, settantenni, ecco, questo la dice lunga, no, anche su come poi certi fatti riescano a svanire, a perdersi, a scomparire, no? Per cui nell'immaginario resta appunto la figura del pazzo, la figura del matto, e poi la vita di tutti riprende, anzi non è che si fosse mai interrotta, no? Continua ad andare, ciascuno seguendo appunto il suo destino. E però appunto Marcolino non ha avuto giustizia, anzi, ecco, il papà Roberto Domenici, il papà di Marcolino, ad un certo punto, proprio a chi l'ha visto, tira fuori la foto e chiede agli ex compagni di giochi, gli ex compagni di scuola del figlio, se ricordano qualcosa, se c'è qualcosa
che può far riaprire le indagini, e lo fa appunto in diretta a chi l'ha visto. E arrivano svariate telefonate nei giorni che seguono, ce ne sono alcune che indicano un'altra persona, ce ne sono altre che appunto indicano uno dei sacerdoti, ce ne sono altre che non fanno nomi ma che sembrano conoscere che cosa è accaduto. Ecco, il libro un po' tenta di immaginare, di ricostruire che cosa è accaduto. Ecco, in realtà accanto al cinema parrocchiale, c'erano delle strutture, dei capannoni potremmo dire, dove dentro c'erano dei magazzini, degli spogliatoi, c'era una sala nella quale appunto si organizzavano anche dei concerti, quindi c'era appunto questa batteria. E dice Roberto nel libro che può essere assai probabile che il bambino possa essere stato condotto là o alla fine del film, della proiezione, o poco prima della fine della proiezione, e lì insomma è accaduto qualcosa. È accaduto qualcosa che poi ha determinato appunto molto probabilmente la morte di Marco Dominici. Ecco, diciamo, questa è un po' a grandi linee questa storia. In realtà è una storia sospesa, è una storia che non ha nessun colpevole, anche se poi molti di noi immaginano chi possa essere il colpevole, o però non è la stessa cosa, perché ovviamente ad un certo punto è necessario che venga fatta giustizia, e quando questo non accade, è chiaro che la famiglia, ma anche in qualche modo l'opinione pubblica, resta sconcertata. Poi certo ci si abitua a tutto, come si dice, no? Ci si abitua anche al fatto che si può andare avanti senza sapere appunto chi ha ucciso Marcolino, chi ha ucciso Simonetta, chi ha ucciso Nada, chi ha ucciso Maria, chi ha ucciso Catherine Scherl, chi ha ucciso Elisabetta di Leonardo. Certo, si può continuare a vivere tranquillamente senza saperlo, ci si sveglia la mattina, si va al bar, si prende il caffè, oppure uno se lo prepara con la moca, e poi in bocca la solita giornata. Ecco, e si va avanti così, perché questa è un po' la nostra vita. Però poi resta il fatto che decine e decine di donne che sono state ammazzate e che probabilmente se le indagini fossero state più coraggiose avrebbero potuto avere giustizia. In realtà giustizia non ce l'hanno. Poi ci sono bambini appunto che sono scomparsi. Ecco, Roma più di tanti altri luoghi è piena di queste domande senza risposta, di queste morti senza colpevole, di queste indagini che
ad un certo punto prendono la strada sbagliata e non si riesce a capire perché questo accade, ecco. Ed è per certi versi incredibile, ma... Scusate, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ah, allora, no, perché mi dicevo che non ero collegato, però io vi vedo e non so se mi vedete voi. Ti sentiamo, ma non ti vediamo. Sì, non ti vediamo, no. Questo non me lo so spiegare. Ecco. E ora? Ora no, no, no. Continuiamo a non... Però non dai, intanto... Io vi vedo benissimo, però mi dispiace che voi non mi vediate. Non so, io Skype per me sembra un grande mistero. Beh, comunque, non so se uscire e poi magari rientrare. No, no, resta collegato così. Vedi se per caso hai attivato la telecamera, no? Perché magari... Sì, è attivata la telecamera. Ho provato a spegnerla, ora è spenta, quindi non potevo... ma ora è accesa. Io vi vedo. Io vedo te, vedo Antonella, vedo Florence, ma non so perché voi non mi vediate, non ho idea. Va bene, dai. Io lascerei le cose così. No, sì. Mi dispiace che non mi... Ora, io purtroppo sono dovuto uscire prima, sempre per questioni, non mi funzionava il microfono, quindi non so se l'hai detto tu, Igor, che... Ho raccontato un po' tutta la storia, non l'ho detto... Allora, Roberto è stato ricoverato in ospedale, tra l'altro non lo sapevo, è stato ricoverato in ospedale qualche ora fa per fare dei controlli perché appunto non si è sentito bene e quindi mi ha mandato un messaggio poco prima, diciamo poco dopo che avevamo iniziato la diretta, quindi ovviamente siccome sta al San Camillo è difficile che possa essere in appunto con noi. Beh, comunque insomma la storia del suo libro l'abbiamo raccontata e anche diciamo nei dettagli, insomma, quindi abbiamo parlato di Marcolino, ecco. Poi io stavo facendo alcune considerazioni sui delitti irrisolti, ma anzi proprio per questo, fra l'altro, non so se Valerio sarà d'accordo, però con Max Parisi, che probabilmente molti conoscono come l'autore di un libro che si chiama 12 donne, un solo assassino. Con Max Parisi ci stiamo sentendo spesso in questi giorni, perché sia io che lui stiamo da molto tempo cercando di capire, di approfondire alcuni omicidi irrisolti romani. Non a caso prima ho citato Catherine Scherl, ho citato Elisabetta di Leonardo e c'è una idea che Valerio conosce e poi magari ci dirà in diretta che cosa ne pensa, che è quella di dedicare appunto una puntata del programma proprio ai delitti romani irrisolti, in particolare alcuni che poi, no, sui quali magari abbiamo avuto modo sia io che Max Parisi di guardare le carte, quindi di averli approfonditi, no? Perché poi insomma anche leggendo un libro, anche leggendo tutto quello che è stato pubblicato dai giornali, beh insomma non si riesce ad entrare dentro se non c'è la possibilità di consultare le carte dell'inchiesta. E volevamo appunto sia io che lui appunto fare una puntata dedicata a quanta ingiustizia, no? C'è in questa città e raccontare alcune storie appunto di questa ingiustizia. Che ne pensi, Valerio?
Allora, questo libro di Max Parisi per me è fondamentale, perché quando mi sono messo a studiare il caso del delitto di Via Poma, io questo libro non lo conoscevo, però studiando il delitto di Simonetta Cesaroni mi dava l'impressione che fosse un assassino che avesse già colpito, e quindi mi sono messo alla ricerca su internet di delitti risolti e ho scoperto quello più importante, secondo me, che è quello di Renata Moscatelli, perché è avvenuta in Via Poma anche quello. Cercando, facendo questa ricerca, mi sono imbattuto in questo libro e lì ho scoperto che qualcuno prima di me aveva già pensato che c'è stato a Roma negli anni 70-80, anzi fra gli anni 80 e gli anni 90, un probabile serial killer. E questa è un'ipotesi che poi è girata all'interno degli studi criminologici. Mi ricordo che me ne parlò anche il professor Mastronardi, mi chiese, mi disse che stavano facendo uno studio su un probabile serial killer a Roma e voleva sapere io cosa ne pensavo. Io dico, ma veramente anch'io l'ho pensato questo. Solo che ho fatto il discorso inverso che ha fatto Max Parisi nel suo libro. Max Parisi è partito dal rapimento di Emanuele Orlandi. Secondo questo libro, Emanuele Orlandi è stato ucciso da un serial killer, appunto, rapito e ucciso da un serial killer. Fanno il collegamento con Mirella Gregori. Io ho fatto l'esatto contrario, e loro poi arrivano piano piano a Via Poma. Io ho fatto tutto il contrario, io sono partito da Via Poma e sono arrivato a Emanuele Orlandi. Per me l'autore potrebbe essere lo stesso, ovviamente detto così può sembrare una cosa quasi superficiale, in realtà c'era tutto uno studio, perché io poi mi sono messo proprio a vedere i delitti a Roma dove sono avvenuti, cercavo di capire se erano più o meno nel centro, se c'erano delle vie di comunicazioni collegate, che so, attraverso qualche autobus particolare o qualcosa del genere. Cercavo di capire questo, poi mi sono imbattuto nel libro di Parisi. Parisi tra l'altro l'ha scritto insieme a Lupacchini, che è un magistrato. Ora mi dispiace, un magistrato che non... molto serio, tra l'altro, esatto, io sì. Ho avuto modo di conoscere, e che devo dire, insomma, mi ha parlato di alcuni di questi delitti con grande competenza e facendomi notare aspetti che non avevo francamente avuto modo di valutare. Beh sì, il libro è questo ed è abbastanza noto, insomma, come testo, 12 donne. Poi lui ne ha fatto anche un altro qualche anno dopo, che si chiama Assassini in libertà. Ma da allora però diciamo che il cerchio si è andato stringendo sempre di più, e quindi proprio per questo ci siamo incontrati, perché stavamo in qualche modo cercando entrambi le carte del delitto di Catherine Skerl, e su Catherine Skerl, appunto, abbiamo avuto modo di confrontarci e abbiamo scoperto, appunto, cose che non sapevamo, perché poi, come dicevo prima, le carte bisogna leggerle, le carte dell'inchiesta, perché loro, scrivendo il libro, ne avevano consultate una minima parte, e quindi approfondendo poi sono emersi tutta un'altra serie di particolari estremamente interessanti. Ecco, io un po' la penso come te, come sai, no? Adesso anche io sono partito dal delitto di Via Poma e poi mi sono ritrovato a occuparmi, appunto, della Skerl e di altri delitti, e a studiarli, ad approfondirli. Questo, naturalmente, conosci il mio modo di procedere. Io, insomma, non ho convinzioni relativamente alla possibilità di un seriale, ma
di solito cerco di ragionare considerando le probabilità, no? Ecco, io credo che la probabilità che ci sia un seriale, le probabilità che possa trattarsi di un seriale, beh, non sono indifferenti. E quindi l'idea di mettermi a studiare una serie di delitti rimasti insoluti, avvenuti tra l'altro in quell'area, in quella zona di Roma, beh, insomma, è stato il punto di partenza. Ecco, poi con Parisi, appunto, abbiamo deciso di fare un percorso insieme e di approfondire meglio, appunto, alcuni casi. Alcuni casi dei quali credo che varrebbe la pena di parlare, appunto, in radio, scendendo ovviamente insieme a lui, insieme a te, nei particolari, insomma, no? Quindi andando ad analizzare caso per caso e cercando di capire se possono esistere dei collegamenti oppure no. Ecco. Per me un predatore sessuale all'epoca a Roma c'era, perché se pensiamo che Mirella Gregori è scomparsa a maggio dell'83 e Emanuele Orlanti è scomparsa a giugno dell'83, quindi un mese dopo. E di Mirella Gregori sappiamo in realtà poco. Quello che sappiamo è che ricevette una telefonata. Lei disse che alla mamma, che era un amico, era sceso un attimo per andare da questo amico e non è mai tornata a casa. Quindi non sappiamo molto, ma di Emanuele Orlanti invece sappiamo tante cose. Sappiamo che qualcuno la contattò, sappiamo, venne anche vista Emanuele Orlanti, se non sbaglio, nella piazza del Senato, che ora non so se si chiama proprio piazza del Senato, la vide un vigile con un uomo, descrive anche la macchina. E quello è chiaramente il modus operandi di un predatore sessuale, perché poi questo Emanuele Orlanti sparisce. Ora non voglio entrare in Emanuele Orlanti, che è un, no, è un caso che non finisce. Guarda, quest'estate ho letto questo testo che voglio, tra l'altro, che immagino diciamo i nostri ascoltatori conoscano, che è Atto di dolore di Tommaso Nelli, e devo dire che è fatto molto bene e è uno studio molto accurato del caso. È un caso complessissimo e del quale parlare è così, insomma, senza aver preparato bene una scaletta è difficile, sì. Se non impossibile per tutte, diciamo, le però ecco, anche Nelli potremmo invitare, perché insomma ha fatto un lavoro veramente egregio e credo che valga la pena che ci racconti qualcosa, magari in diretta, no? Insieme a noi. Certo. Per quanto riguarda però i delitti risolti, io volevo fare una piccola osservazione. Allora, Roma è una città immensa, è grande, ha più di 2 milioni di abitanti come Roma, ma poi se ci mettiamo un po' anche la periferia, anche di più, mi sembra che arrivi sui 4 milioni Roma, se non sbaglio. Sì, sì, siamo a 4 milioni di abitanti, diciamo, l'area metropolitana di Roma è 4 milioni di abitanti. Naturalmente ai tempi di Marco Dominici erano di meno, ai c'è. Tempi di Annarella Bracci erano di meno. Annarella Bracci, tra l'altro, collega, secondo me, il delitto di Annarella Bracci, che è del 50, 20 anni dopo abbiamo il delitto di Marco Dominici. Quindi secondo me quelli che si ricordavano di Annarella Bracci si sono ricordati anche, cioè è venuto alla memoria questo delitto che era avvenuto 20 anni prima. Sì, il delitto di Primavalle però è un delitto che è maturato molto probabilmente, come dire, all'interno dei rapporti, della famiglia, sì. Esatto. No, ma quello che voglio dire all'interno io dei rapporti familiari, no, della
ragazzina che era un po' più grande, aveva 12 anni, era sì, era il 1950, certo Primavalle era un quartiere molto diverso da quello che è oggi, no? Mentre Centocelle ancora ricorda la Centocelle degli anni 70, almeno dal punto di vista edilizio, no? Ancora la ricorda, perché non è cambiata moltissimo. Primavalle è cambiata molto, no? È anche cambiata socialmente, direi, no? È diventato un quartiere non più un quartiere operaio, insomma, no? È qualcosa di più complesso socialmente parlando. Sì, no, ma quello che volevo dire è comunque questa scomparsa misteriosa di questa ragazzina e poi di questo ragazzino, un po' si somigliano, tutte e due scompaiono, tutte e due vengono ritrovati a Narella Bracci dopo qualche giorno, lui, se ho capito bene, dopo qualche anno. Però sette comunque, anni dopo. Sette anni dopo. È vent'anni prima del delitto, no, sì, vent'anni prima di Annarella Bracci c'era stato il caso Giro Limoni. Roma, che è un orco che si mangia i bambini e non sai chi se li mangia. Quando scompaiono bambini, ovviamente la cosa fa molta più impressione, perché sono bambini, non sai che fine fanno, li ritrovi dopo anni o dopo giorni. Annarella fu trovata in un pozzo dal nonno, tra l'altro, fu il nonno che la trovò. Però non è vero che i delitti risolti siano poi così tanti. Fanno più rumore, ma in realtà sono più i delitti risolti che quelli irrisolti. Parlo non solo di Roma. Dico questo per lanciare una lancia nei confronti della polizia italiana, perché forse non tutti lo sanno, ma la polizia più efficiente al mondo è quella giapponese, la seconda è quella americana, ma la terza è quella italiana. Noi siamo la terza polizia più efficiente al mondo. Perché siamo così efficienti? Perché abbiamo fatto lotta al terrorismo, lotta alla mafia, lotta contro i sequestri di persona, e lì purtroppo noi ci siamo fatti le ossa. Quindi non siamo una polizia scalcagnata, siamo una buona polizia. Però, bene, adesso possiamo andare a dormire tranquilli. Beh, voglio dire, il fatto che ci siano dei delitti risolti, certo, quando un delitto è risolto uno pensa che le indagini siano sbagliate, un errore ci deve essere per forza. Qui si parlava però di delitti un po' particolari, no? Cioè delitti di giovani donne rapite, appunto uccise, nessun colpevole. Sì. E si parlava di una Roma un po' particolare, che è la Roma del potere, la Roma che in qualche modo, perché riesce a farla franca, no? Riesce a far perdere le proprie tracce, soprattutto chi si muove in certi ambienti. Adesso sarebbe inutile, no? Entrare nei dettagli, però insomma Elisabetta Di Leonardo, una ragazza di Cagliari che viene a Roma, ha una relazione importante con il figlio di un uomo politico democristiano, poi l'uomo politico democristiano allontana il figlio da questa donna, secondo lui inadatta per il figlio, troppo chiacchierata. E niente, Elisabetta continua a crederci, continua a restare a Roma, insomma voleva fare l'attrice, voleva fare pubblicità, insomma voleva entrare in un mondo diverso, era una bella ragazza, aveva quindi qualche possibilità. In realtà finisce per fare quelle che oggi vengono definite le escort, no? Cioè, ma il suo pubblico di riferimento, guarda caso, è contenuto in un'agenda che poi sarà trovata accanto al suo corpo,
Elisabetta sarà ammazzata a Via dei Prefetti in un appartamento che poi era lo stesso appartamento nel quale aveva vissuto con questo ragazzo, con questo figlio di un uomo politico democristiano molto importante. E la gente che frequentava però erano i giornalisti, erano i giornalisti parlamentari, erano i portaborse, no? Come appunto li definisce Nanni Moretti nel suo famoso film. Erano anche deputati della Repubblica, cioè quindi e va avanti così. Poi a un certo punto inizia ad usare anche alcune sostanze e quindi diventa sempre più viene sempre più isolata. Ecco, una sera sale qualcuno, la ammazza, lascia un biglietto da 50.000 lire sul suo corpo, si allontana e svanisce nella notte. Di questo omicidio è rimasto il coltello con il quale Elisabetta è stata uccisa, sono rimasti conservati i suoi abiti. Io penso che riaprire il caso sarebbe piuttosto semplice, se non altro per fare una verifica, per capire se c'è la possibilità di far emergere appunto dai reperti un DNA confrontabile. Tra l'altro, leggendo le cronache dell'epoca, emerge chiaramente una figura. Io poi ho avuto modo di parlare con Emilio Radice di questo delitto. Emilio era appunto un giovane cronista quando, 1986, quando il delitto venne compiuto, e quindi lo seguì e mi ha raccontato molte cose appunto a proposito del delitto di Via dei Prefetti. Ecco, in quel caso è piuttosto evidente che il colpevole non l'hanno cercato per paura di trovarlo, perché il colpevole molto probabilmente apparteneva ad un mondo, ad una casta che ancora in quell'epoca era considerata non toccabile. Ecco, ho fatto in qualche modo solo ho voluto fare un esempio, no? Senza entrare troppo nei particolari, perché appunto poi questo richiederebbe molto, molto tempo. Però i delitti a cui pensavamo con Max erano proprio questi, cioè una serie di eventi che si ripetono sempre nello stesso modo, no? Che hanno questa strana caratteristica per la quale ad un certo punto le indagini prendono una direzione sbagliata. Questo delitto, come lo racconti tu, è l'opposto del delitto di Vilma Montesi, dove invece è tutto il contrario. Vilma Montesi, per chi non lo sa, è una ragazza di 21 anni che viene trovata morta sulla spiaggia di Capacotta. Non si è mai capito la causa della morte, perché si diede, il medico legale disse che fu colpo di un pediluvio, un malessere, lei svenne perché venne ritrovato con la testa nell'acqua ma con il corpo fuori dall'acqua, quindi è morta annegata. Nel caso di Vilma Montesi è l'esatto contrario di quello che dici tu. È nato un caso politico, questo anzi è un omicidio che forse non aveva nulla a che fare con il mondo della politica e invece viene strumentalizzato moltissimo per fare fuori gli avversari politici. Beh, sì. Sembra che negli anni 50 un delitto serve
a scopo politico. Invece negli anni 80, diciamo, c'è più umiltà, forse la politica si preferisce coprirsi, o può darsi che questa Elisabetta di Leonardo nella sua agendina ci avesse, diciamo, esponenti di, ecco, diciamo, di tutte le aree, di tutto l'arco, e quindi era meglio censurare, ecco, questo omicidio. Beh, se posso intervenire, pensiamo anche al delitto Mattei, al delitto De Mauro, al delitto Pasolini. Siamo comunque sempre all'interno di queste situazioni in cui evidentemente c'è un cammino sotterraneo che non va percorso, e ci sono delle verità che non possono emergere e che devono essere occultate. Comunque, a proposito della scomparsa di giovani donne in quegli anni, io posso forse dire di essere riuscita forse a scampare nell'82 ad una situazione che poteva per me diventare molto rischiosa. Io ero una studentessa di scuola cattolica, ho studiato in una scuola che si trova a Via della Conciliazione, che si chiama il Pio IX. La mattina arrivavo presto e mi mettevo a ripassare, portandomi i libri, in una stradina che si chiama Via Pfeiffer e che è su Via della Conciliazione accanto alla libreria Ancora. Io venni avvistata da un monsignore che mi si presentò come monsignore e che cominciò a interrogarmi chiedendomi cosa facessi e voleva sapere se studiavo lì, se non studiavo lì, dove abitavo, dove stavo, mi chiese l'età, poi mi fece domande di filosofia, poi passò dopo qualche giorno e mi disse: ti vedo colta, ti vedo adatta, saresti il tipo adatto. Perché non partecipi ad una festa? Vorrei invitarti ad una bella festa al Gianicolo, si danno delle feste molto importanti e quindi tu potresti venire, saresti all'interno di questa ristretta cerchia di persone. E la cosa mi lasciò del tutto indifferente, anche perché non però poi dopo la cosa divenne più insistente, perché poi lui si occupava della Sacra Rota e mi disse: ma tu sai come una ragazza potrebbe riacquistare la verginità? E mi illustrò tutte le metodologie utilizzate all'interno evidentemente del tribunale per ottenere degli annullamenti. Ecco, questa persona agì in modo molto spregiudicato e lì per lì, essendo io peraltro una studentessa di scuola cattolica, non diedi neanche tanto peso, ne parlai un po' a casa e la cosa morì lì. Ma in realtà quella persona stava di fatto adescando. Se io avessi accettato e lui sperava che io fossi un'orfana o che vivessi dalle suore, io probabilmente sarei sparita, anche perché il tipo di festa che proponeva poteva finire in qualunque modo. Ecco, e io potevo essere una delle scomparse, non è più tornata a casa da scuola e finisce. E il personaggio continuava a far provini per procacciare carne fresca. Io sono convinta che non era il prete che perde la testa, lo faceva in modo deliberato, molto lucido, e sceglieva in base a requisiti particolari. Ecco, questo nel 1982, pochi mesi prima della scomparsa della Orlandi, in zona proprio in quell'area lì. Ma era, quindi, sicura, era un prete di sicuro questo, cioè vestiva… Sì, 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 no, lo so, so anche come si chiama, provai anche a ricercarlo e… perché l'idea era quello di farmi diventare avvocatessa rotale, di propormi una sorta di percorso alla fine del liceo, post liceo, che mi immettesse in quel circuito. Poi ho riconnesso l'idea della verginità da riacquistare, quindi lui probabilmente o pensava di servirsi di me in qualche sorta di festino, quindi carne vuoto a rendere o a perdere, oppure eventualmente, credo, trasformarmi in un amante a tempo determinato e poi rimessa sul mercato, rattoppata, ricucita, insomma, alla bella e meglio. Io sono convinta di questo. Anzi, siccome non ne ho mai parlato per lungo tempo, ho pensato che la cosa non avesse peso, poi invece forse lo avrebbe avuto. E questa persona lo faceva però in modo aperto, come se fosse normale fermare una liceale e fare questo tipo di proposte o questo tipo di domande.
Sì, sì, è molto... può succedere, succedere, cioè potrebbe essere accaduto. Antonella non è più. Antonella? Sì, ah. Sì, sì, ci sono. Sì, sì. Sono qui. No. Potrebbe essere accaduto e poi non ti abbiamo più sentito. Senti, improvvisamente scomparse, di essere risucchiate, no, in un, c'è un problema genere, di basta un sì. Mm-mm. Problema di collegamento? C'è stato... Sì, no. Credo di sentire... Abbiamo perso qualche parola, ma comunque adesso sì. Sei tornata. Ecco, dicevo che basta un sì una volta per poi non tornare più, perché nel caso in cui io avessi davvero aderito, immaginiamo che ci fossero state delle feste con droga o sesso, che io diventavo una testimone comunque difficile, come chi mi avrebbe riportato a casa? Avrei visto troppe cose, dovevo sparire, quindi l'interesse era sapere se io vivessi dalle suore, se avevo, o se ero già magari una baby prostituta che invece di ripassare stava lì in attesa di essere agganciata. Io invece ripassavo, ero fissata, beh, studiavo molto, però io ripassavo normalmente le mie cose. Ecco, quindi questo capitava a Roma 1982. Sì. Questo, ecco, questo è poi il poi ti lascio la parola, Valerio, però ecco, è proprio questo il dato, no? È che se la storia che hai raccontato tu, che ci dice fondamentalmente, ci dice che qualcuno si sente abbastanza coperto, abbastanza sicuro, abbastanza tranquillo, no? Da poter fare una proposta, no? Come quella che è stata fatta a te, e di farla franca. Ed è questo il dato drammatico, no, di tutta questa vicenda. Roma purtroppo è una città splendida, meravigliosa, fantastica per certi versi, ma è anche un luogo dove questi ambienti si collegano con il potere, anzi è il luogo dove negli ambienti del potere si muovono personaggi come quello che tu hai descritto poc'anzi, ed è così, non c'è nulla da fare, soldi, relazioni importanti, possibilità appunto, no, di Igor, strani. Igor, scusami, sì? Tanto stiamo facendo allora, o sono illazioni o abbiamo le prove di ciò che si dice, perché è un scusami, è un argomento molto pesante e stiamo parlando. La signorina Antonella ha detto che un prete, un parroco, quello era, ha fatto quello che ha fatto, ma non ha fatto i nomi. Noi stiamo facendo illazioni passibili di querela da chiunque, pertanto o si fa, no, attenzione, o si fanno i nomi e cognomi e pertanto poi si arriva ad affrontare anche quello che si dice, oppure queste cose sono cose campate in aria. Perché o ci sono le prove o non ci sono. Se ci sono, facciamo nomi e cognomi, oppure non lo facciamo. Molto semplice. Tutto lì. Ma Daniele, No, scusami tanto, ma questo è quanto. Hai fatto bene a dire il tuo pensiero, però non, ci troviamo testimonianza. No? Una testimonianza è quando c'è nome e cognome e un accusato. Beh, no, il nome e cognome c'è. Antonella sta lì. Ho capito, ma non ha fatto nomi e cognomi. Vabbè, ma ha raccontato Daniele, perché deve dire nome e cognome? Ha raccontato. Capisco, Valerio, però questa può essere anche. No, invece è importante. Può essere un'illazione, capisci? Vabbè. Ragazzi, siamo in una radio. No, ho capito che vuoi dire tu. Siamo in una radio, che viene ascoltata. Antonella, magari le intenzioni dell'uomo. Valerio, siamo in una radio che è ascoltata in tutto il mondo. Abbiamo migliaia, forse, milioni di ascoltatori.
e pertanto questa è un'accusa molto, ma molto pesante. Perciò o la si fa o non la si fa, non la si lascia. Ma, in non, mezzo. Ma non ha fatto un'accusa, lei ha espresso insomma un ricordo, poi chi lo sa, magari questo era in buona fede. Però scusami Daniele, invece è importante quello che dice Daniele, Daniela, scusami Antonella, perché lei ti ha descritto un predatore sessuale. Ora non c'è bisogno che faccia il nome, perché deve fare il nome, ha detto quello che le è successo, non se lo ricorda, ecco, e, pertanto, diciamo che ricorda. E pertanto poteva anche non esserlo, ma no, certo poteva anche non esserlo, però, però l'approccio è lo stesso approccio secondo me del predatore sessuale, perché per me è stato un predatore sessuale di Emanuele Orlandi, perché promette quello che stava dicendo ora proprio in questo momento, Igor, ti promettono un mondo fantastico, un mondo dove c'è gente importante. A lei, a Emanuele Orlandi, avevano detto che l'avrebbe fatta partecipare, se non sbaglio, a una sfilata delle sorelle Fontana, per una, come Emanuele Orlandi, una ragazzina, chissà che gli sembra, gli aprono questo mondo. Ma perché ti aprono questo mondo? Per abbassarti le difese, per farti credere che quello è un mondo dove ci sono solo cose buone e tu non pensi, non sospetti che dietro c'è qualcos'altro. E infatti credo che Emanuele Orlandi sia entrata nella macchina di costume ed è stata l'ultima cosa della sua vita, perché poi è scomparsa, non ne abbiamo saputo più nulla. Invece è importante, nulla. Chissà quante testimonianze dovremmo raccogliere, semmai come quella di Antonella. Beh, non ha importanza, perché deve fare il nome, scusami, no, perché poi se la becca lei la querela, ti pare? No, ci la becchiamo noi, è questo no, la noi ci becchiamo la querela, perché? Una querela. Perché proprio perché non ha fatto nome, ha raccontato una storia, no? Okay. Se facesse il nome, beh, insomma sì, allora davvero, no, qualcuno potrebbe dire, beh, ha fatto il mio nome. Adesso deve dimostrare che quella situazione era come lei l'ha descritta. Vabbè, mi squilla, scusatemi, mi squilla il telefono, rispondo e torno subito. A proposito, a proposito, non abbiamo detto il numero di telefono, se qualcuno vuole, a parte forse ormai i nostri radioascoltatori lo conoscono a memoria. Comunque il telefono è 055 24 77 985. Quindi se volete intervenire potete fare questo numero. Igor, secondo me tu stavi dicendo invece una cosa molto giusta. Ora, se prendiamo Il caso di... scusa Valerio, abbiamo Deborah in linea. Ok. Pronto? Deborah? Deborah? Pronto? Eccola. Sì. Sì. Ok. Allora, io vi chiamo per la prima volta, non l'avrei mai pensato, chiamo per dissentire amichevolmente da Daniele. Posso? Ma certo. Daniele, guarda, la testimonianza di Antonella io la trovo importantissima. È una testimonianza, non è un'accusa perché non fa nomi. Il problema della denuncia lo potreste avere se lei facesse un nome, senza avere le prove, ma siccome questo non è accaduto, sappi che Daniele, sai perché ho telefonato? Perché molte di noi donne, quasi tutte le donne, abbiamo subito delle molestie nella vita prima o poi, belle o brutte o carine che siamo, e se ci viene detto che non possiamo testimoniare quello che ci è accaduto, è come imbavagliarci. No, so che non è quello che vuoi tu, Daniele, però il risultato sarebbe questo. Non e è non questo, si può fare. Poi uno la può incalanare come vuole, ma non è questo. Però se te fai delle accuse le devi fare, oppure non le fai. Proprio se avesse fatto dei nomi che poteva magari poi scatenare qualche denuncia, ma non avendoli fatti, come dice giustamente Igor, non nessuno, perché lei ha parlato di una persona che non è identificabile. E perché non ne deve parlare? È una testimonianza, però è una testimonianza che resta, diciamo, in una sfera
personale, no? Tra l'altro, sì, no, anzi, per carità di Dio, bisognerebbe apprezzare. È una che testimonianza muta, praticamente. No? Perché... pertanto, Poi Daniele, lascia che ti dica una cosa. Quando, siccome a volte ci vogliono decenni per essere in grado di parlare di qualche molestia subita, può accadere anche di parlarne senza ricordarselo nemmeno il nome, perché se io mi ricordo che un signore che faceva il giardiniere nel mio condominio ha molestato me e mia sorella 30-40 anni fa e tu mi dici fammi il nome, beh, io il nome di quel signore, di quel giardiniere non me lo ricordo neanche, Sì, sì. E allora dovrei tacere per sempre, dovrei tacere per sempre, e questo signore dovrebbe avere la sua reputazione immeritata intatta, perché io non mi ricordo il suo nome dopo tanti anni. Ah, capisco. Ok, va bene. Scusami, Daniele. No, un abbraccio. Continua a rimanere molto perplesso, ma va bene uguale. Un abbraccio, buona puntata. Ciao. Ciao Deborah. Ciao. Comunque io intendevo esclusivamente illustrare delle modalità di approccio che in quel caso non hanno funzionato, ma che possono consentire di capire quali sono gli agganci. Ecco, poi tutto il resto in me non ha neanche lasciato una grandissima traccia, perché non è successo nulla sostanzialmente, anche perché io poi ne parlai con i miei, insomma la cosa sfuggì di mano, questo scomparve. Ma se io fossi stata veramente indifesa, veramente fragile, davvero affidata alle suore, io sarei sicuramente stata inghiottita. Ma non c'era alcun dubbio, perché rispondere sì a un invito del genere significava entrare in chissà quale situazione, e a chissà quante altre persone tutto questo è capitato. Ecco, lo scopo era solo dire: poteva succedere così. Poi non lo so, può darsi che io abbia frainteso, ma insomma, no, veramente devo dire, c'era assai poco da fraintendere. E quello che ho detto me lo ricordo nitidissimamente. Io peraltro so anche il nome della persona, tentai anche di cercarla anni dopo, ma non era più dove era, e operava all'interno proprio delle strutture, e si muoveva tranquillamente. Mi disse persino il nome, tanto era convinto di poter operare in modo scoperto, ecco. E forse si era anche meno preparati, perché oggi si denuncerebbe una persona così. All'epoca io non lo feci, era un prete, forse un po' più strano, ma ne vedevo tanti di preti, stava a scuola con i preti, quindi comunque un prete che ti fa una domanda diversa, ecco, tutto qui. Sì, tra l'altro tieni presente che poco fa abbiamo parlato di Marcolino, e alcuni dei protagonisti di quella vicenda vennero trasferiti altrove. Sì. E di loro non si seppe più nulla fino a che diciamo non passarono a miglior vita, come si dice. Quindi ecco, però ovviamente sono due, anche due momenti storici diversi, sono due realtà diverse, però resta questo fatto, resta il fatto che Roma, pur nella sua grande bellezza, volendo citare appunto il noto film, in realtà dietro questa patina, no, dei suoi palazzi umbertini che hanno dei colori splendidi quando la luce li colpisce, no, poco prima del tramonto o la mattina presto, dietro quelle facciate, dietro il decoro borghese, non mi viene un'altra parola per definirlo, insomma, no? Che è questi salotti lindi, puliti, dove appunto, no, talvolta si incontra un certo mondo,
Beh, dietro tutto questo, dietro questo decoro, in realtà si muovono personaggi pericolosi, molto pericolosi, e talvolta questi personaggi riescono a contare su la complicità di altri personaggi che magari non hanno così a cuore la giustizia. D'altra parte, alcuni dei alcune delle persone che operarono in Via Poma all'epoca, questo l'ha riferito, non è che io voglio continuare a citarlo, tra l'altro lui non ama molto essere citato per questa storia, dopo l'intervista che mi ha fatto, che io gli ho fatto, cioè Emilio Radice, insomma, ha ricevuto moltissimi messaggi su Facebook, quindi ha detto anche pubblicamente che non vuole più parlare di questa vicenda, ma non perché smentisce le cose che ha detto, l'ha scritto chiaramente, lui le conferma tutte dalla prima all'ultima, sto parlando di Emilio Radice, ma perché non ama, no, il tono con il quale a volte queste situazioni vengono affrontate, non ama essere tirato per la giacchetta, non ama che la gente gli dica ma era quello, era quell'altro, aveva gli occhiali, come aveva gli occhiali, eccetera eccetera eccetera. Ecco, dicevo, non voglio continuare a tirare lui per la giacchetta, però poi in realtà lui mi disse di aver parlato di questa storia, tra l'altro lo dice anche pubblicamente in un altro video, di aver parlato con questa storia con la polizia e i dirigenti della polizia, uno in particolare gli rispose: ma quella è tutta gente per bene, no? Non può aver commesso questo delitto. Ecco, e io credo che fosse in buona fede quel dirigente della polizia, non lo diceva perché voleva nascondere qualcosa, lo diceva perché probabilmente era davvero convinto che questo decoro borghese, no, in realtà celasse brave persone, che dietro questo decoro ci fossero brave persone. Ecco, io direi che non è detto che ci fossero davvero brave persone. Adesso non voglio riferirmi all'episodio citato da Radice, ma in generale non è detto che ci siano brave persone. Può anche capitare, no, perché poi insomma abbiamo parlato di poteri diversi, no? A Roma si dice dall'altra parte del Tevere, ecco, il potere che sta dall'altra parte del Tevere, quello appunto della curia romana, beh, insomma, è stato molto potente, per certi versi lo è ancora. Insomma, Papa Francesco non a caso, insomma, no, non dorme nelle stanze dove tutti i pontefici, quasi tutti i pontefici, hanno dormito. Beh, insomma, non solo perché non gli piace quel posto, no, ma anche perché quel posto ha visto la fine di molti papi che stavano bene e poi improvvisamente si sono sentiti male. Si dirà, vabbè, ma insomma i papi sono nominati a vita, no? Capita che a un certo punto si sentano male. Beh, però non tutte le storie sono andate esattamente così. Qualcuno, ad esempio, se n'è andato anzitempo. Ecco, anche quel tipo di potere ha avuto, diciamo,
i suoi aspetti nascosti. Tra l'altro, per fortuna oggi c'è un pontefice, un papa che lo dice apertamente, no? E che dice: bene, se così è, no? Procedete, cioè noi non nascondiamo più nessuno, noi non appunto, noi non nascondiamo più queste cose. Ecco, io credo che, al di là, naturalmente non sono un vaticanista, no? Però anche in alcune affermazioni recenti che Francesco ha fatto, come quella che appunto mentre lui si stava operando c'era chi preparava il conclave, beh, non è casuale, no? Insomma, qualcosa racconta, e quello è un mondo dove le parole pesano. Ecco, quello che voglio dire è che in un certo periodo, io credo tra gli anni 80 e gli anni 90, beh, insomma, poi anche prima e anche dopo, per carità, ma in quel periodo in modo particolare, beh, siano accadute appunto sparizioni di ragazze, omicidi di giovani donne, che sono rimaste appunto senza un colpevole. E perché sono rimaste senza un colpevole? Perché non si è voluto andare a cercare dove poteva essere scomodo farlo. Ecco, poi insomma, quando ne parleremo con Max, magari cercheremo di entrare un po' più nei dettagli rispetto, con Max Parisi volevo dire, rispetto a questa, a queste vicende. Entreremo nei dettagli. Per il momento, insomma, non aggiungo altro. Valerio, scusa, t'ho interrotto con questo lungo intervento. Valerio? Forse Valerio non è più in linea? No. Non lo vedo. Valerio? Non so. Io vi vedo, vi sento. Ah, ok. Mi sentite? Sì. No, io mi dispiace, forse mi stava venendo in mente il massacro del Circeo, ve lo ricordate, no? Quello con Izzo. Sì. Ecco, se la povera Rosaria, Rosaria Lopez. Era Donatella che stava. Donatella Colasanti. Ecco, Donatella Colasanti. Se non fosse sopravvissuta lei, probabilmente anche queste due morti sarebbero state avvolte nel mistero, perché sono state torturate, uccise. Loro sono, diciamo, ragazze del popolo che vengono in qualche modo circuite da queste, da queste belve, diciamolo, perché sì, erano però belve. Figli comunque di della, no, borghesia, di una, esatto, borghesia della romana, borghesia. Mi ricordo un po' quello che diceva Antonella, ecco, anche lì non so come che è avvenuto l'incontro, come hanno fatto a farle salire sulla macchina, però sicuramente questi avevano progettato l'omicidio molto prima. Gli è andata male perché hanno pensato che Donatella fosse morta, e lei è stata abbastanza, ha avuto abbastanza il sangue freddo a farglielo credere, però sicuramente questo sarebbe rimasto un omicidio irrisolto. E quanti altri omicidi avrebbero commessi questi tre insieme? Perché se pensiamo a uno come Izzo non ha mica smesso di uccidere, si è fatta la galera, ma come è uscito un po', ne ha commessi altri due, ha ammazzato una mamma e una figlia. Questi tre erano veramente elementi pericolosissimi in giro per Roma, ma quanti ce n'erano in giro per Roma di elementi del genere in quegli anni? Oggi è diverso, non perché non ci siano, perché secondo me è più difficile perché ci sono troppe telecamere, troppi telefonini, c'è troppa sorveglianza, ti possono riprendere, ti possono tracciare, è più difficile, ma non è che non esistono più, esistono sempre, il predatore sessuale c'è sempre stato, ci sarà sempre. Forse in quegli anni però erano anche anni un po' più turbolenti,
la polizia forse era anche distratta da, da tante altre cose, perché Roma era veramente, insomma, non è che c'erano solo gli omicidi a Roma, c'erano altre cose. Non so se mi sentite. Sì, sì, ti sentiamo. Io ti sento, Valerio? Valerio? No, insomma... Mi sa che è caduto o roba simile, insomma. Sì. Beh, sì, diciamo che un po'... il suo collegamento è stato un po' movimentato questa sera, però, insomma, poi... ha puntualizzato ed è riuscito comunque ad intervenire e a dire cose estremamente interessanti. Ma non so, ecco, parlavamo appunto di omicidi, di ragazze sparite, di Roma, di questa città molto particolare. Tu che ne pensi, Antonella? Sì, sì, io ho seguito, sono convinta, mi interessa la posizione di Lupacchini, mi interessano indagini a più ampio raggio e una revisione radicale, una rilettura di una mappa criminale, perché forse collegando luoghi, tempi, aprendo più tavoli, verificando lo stato delle indagini, è anche possibile decostruire, come dicemmo poi all'inizio, sia alcune vulgate, sia alcune... situazioni che si sono bloccate. Ecco, decostruire un certo tipo di narrazione consente di provare a verificare se, partendo da punti di vista differenti, per caso non si possa aggiungere ad una rilettura radicale, e quindi affrontando due o tre casi insieme forse non si risolveranno tutti, ma forse uno può illuminare l'altro. Le zone oscure dell'uno possono invece essere illuminate da qualche altro elemento. Io insisterei anche su alcune morti di donne mature, perché in genere chiaramente i giovani, le giovani commuovono di più. Però ecco, la signora Moscatelli, la parrucchiera di Prati di cui parlavo prima, Giusi Nicoloso, uccisa nel 94 in zone non diverse da quelle, con qualcuno che si introduce e beve con lei, con modalità analoghe a quelle della signora Moscatelli, ad esempio. Penso a Antonella Di Veroli, zona Talenti, la donna chiusa nell'armadio, una donna che viveva sola e che riceve evidentemente una sera qualcuno, e poi gli amici la ricercano e non la trovano, nessuno avvisa la polizia. Però altra cosa di cui si dice: ma perché? Perché può succedere che non si avvisi. Anche la signora Moscatelli non rispondeva, però poi si intervenne tardi. In questo caso gli amici aprono la porta, cercano, e soltanto il terzo giorno qualcuno ha idea che c'è un odore di vernice. Insomma, comunque era chiusa nell'armadio, l'avevano sigillata nell'armadio, anche lì non se ne venne a capo, altre morti. Quindi in realtà, guardare molto meglio, a mio avviso, se ne potrebbero anche scoprire di più. E non solo, se si cambia la prospettiva e si cerca in questo modo, non è detto che casi ritenuti risolti non debbano magari essere riaperti, perché il caso risolto non ci assicura che il colpevole sia stato veramente identificato. Cioè, in qualche caso si è trovato il colpevole giusto. Ecco, penso che sia necessario, credo che sia necessario farlo, anche per un altro motivo che adesso mi viene in mente. A proposito sempre del povero Marcolino, nel momento in cui accadeva la morte di Marco, c'era un'importantissima inchiesta di Infelisi condotta dai carabinieri proprio sugli abusi negli istituti che si dovevano occupare di orfani e di infanzia. Anche in quel caso analizzarono 286 istituti, ma evidentemente si fermarono in quel punto. Quindi ci sono delle pareti che non si perforano. Poi l'ente si chiamava Omni e venne, che era Opera Nazionale Maternità e Infanzia, venne sciolto, fu considerato ente inutile nel 1975, ma vennero fuori parecchie irregolarità. Quindi non è detto che a rileggere, a rivedere, non si possa aprire una storia criminologica
storica di Roma diversa, quindi estremamente interessante a mio avviso. Ecco, inviterei questo, occupatevi anche delle vecchie, possiamo dire? Ecco, ecco ci tengo forse per ragioni anagrafiche. Ci teniamo. Però se muore pure qualcuno che ha più di 30 anni, forse anche quelle vite meritano di essere ricordate. Della Di Veroli si diceva una donna non bella, una donna bruttina, era una donna che cercava un compagno, cercava uno scambio, e lì poi rimasero implicati gli amanti. Insomma, anche lì ci fu una situazione molto complicata, ma non se ne è venuti a capo. Buon lavoro quindi per chi voglia cimentarsi con questo tipo di impresa, che potrebbe portare anche più lontano di quanto non si creda. Sì, sì, una rilettura complessiva. Insomma, in qualche modo c'è questa proposta che oramai è arrivata quasi alla fine del suo iter, e che spero insomma venga presto approvata, questo progetto di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul delitto di Via Poma, che poi in realtà almeno nel testo appunto della proposta di legge, del progetto di legge, propone in realtà una lettura o una rilettura anche di tutto quello che è accaduto in quegli anni, anche perché appunto colloca il delitto di Via Poma come l'evento più visibile, no, di un magma di situazioni che spesso sono passate sotto silenzio. Ecco, io credo che questa è forse l'ultima occasione, poi tutti noi speriamo che l'assassino decida finalmente di confessare. Ma credo che non accadrà. Ecco, quello che penso è che questa è l'ultima occasione che c'è per tentare di risolvere il delitto di Via Poma. Cioè quella di sollecitare, intanto di i commissari, come è noto, che saranno nominati, possono operare con gli stessi poteri della magistratura inquirente. Quindi possono in realtà condurre una indagine e poi possono ovviamente fornire, una volta che il lavoro della commissione è stato svolto, possono fornire alla magistratura inquirente tutti gli elementi nuovi che eventualmente sono emersi. Ma al di là di questo, ecco, ne parlavo appunto con Max Parisi della commissione, e vabbè, insomma, Max Parisi, come è noto, ha idee diametralmente opposte, a idee politiche diametralmente opposte alle mie. Ma questo non conta, non ha nessun non rappresenta nessun limite, no, di fronte alla comune ricerca della giustizia. Ecco, e mi stava appunto dicendo che anche nel centrodestra c'è stata molta attenzione nei confronti di questo progetto di legge. Proprio perché non si limita, no, a dire adesso noi facciamo le indagini che la magistratura non ha fatto o non ha voluto fare, ma perché in realtà propone una rilettura di tutto quello che è accaduto, non solo il 7 agosto del 1990, ma anche prima,
e anche dopo. Cioè propone di rileggere una serie di omicidi, ma anche di sparizioni, in un modo diverso, no? Cercando di andare a capire perché certe piste investigative non hanno portato a nulla, oppure perché non sono state intraprese. Quindi quello che sono certo che la commissione farà sarà proprio questo: tentare una rilettura complessiva, diversa da quella che io chiamo la vulgata del delitto di Via Poma, che va avanti oramai dagli anni 90, no? E che ripropone sempre le stesse cose, sempre gli stessi ambiti, gli stessi ambienti, gli stessi possibili colpevoli. Ma tentare di fare quello che ad esempio abbiamo fatto noi qui l'anno scorso, cioè anzi sì, ecco, direi che alla fine di agosto è un anno che appunto abbiamo dedicato a questo delitto, a questo caso, cercando di analizzarlo in tutti i modi possibili e immaginabili, ricominciando da capo, rileggendo tutto. E qualcosa è venuto fuori, no? Perché poi appunto si parlava di questo delitto avvenuto nella semioscurità, in silenzio, perché appunto la vittima tramortita. Beh, poi insomma abbiamo tirato fuori dei documenti dove si legge che c'erano schizzi dappertutto, schizzi di sangue, schizzi da brandeggio, sì, probabilmente, ma ad esempio Carella Prada non esclude che potessero essere schizzi provocati direttamente appunto dalle ferite letali portate sul corpo della vittima. Ecco, io credo che, e lo ribadisco, una commissione d'inchiesta sul delitto, oltre a fare luce probabilmente su tanti aspetti sui quali temo che la magistratura non sia più in grado di intervenire, o appunto di diradare la nebbia che oramai si è addensata, beh, possa anche appunto andare oltre e magari al termine dei lavori sottoporre, no? A parte rendere pubblico tutto il materiale, perché questo fanno poi le commissioni d'inchiesta, rendere pubblico tutto il materiale e tutto il lavoro che è stato svolto, e poi però mandarlo alla procura, perché poi è la procura che deve procedere eventualmente e aprire un nuovo fascicolo, perché i commissari hanno certamente gli stessi poteri della magistratura inquirente, nel senso che possono ad esempio ascoltare tutta una serie di testimoni, e se i testimoni si rifiutano appunto di andare di fronte alla commissione, possono chiedere che vengano portati lì in modo coatto, cioè coattivamente, quindi che vengano presi da appunto dalla polizia giudiziaria e portati dentro l'aula di Montecitorio. Ecco,
dentro l'aula dove poi la commissione si riunirà. Ma penso la stessa cosa anche del delitto di Nadacella. Io penso che questa riapertura che è stata fatta e il lavoro che spero, credo, stiano facendo seguendo una pista completamente nuova, cioè non completamente nuova, ma all'epoca dimenticata, sia l'ultima occasione che c'è per risolvere anche quel delitto, perché poi c'è poco da fare, insomma, no? Non è che si può continuare all'infinito. Tutti noi ci auguriamo invece che questo sia possibile, no? Ma sappiamo che non è così. Adesso in qualche modo, proprio con il lavoro che abbiamo fatto, con il lavoro che è stato fatto da altri, siamo riusciti a riaccendere l'attenzione intorno appunto al delitto di Via Poma. C'è molta gente che magari all'epoca non era nemmeno nata, oppure aveva talmente pochi anni da non potersi rendere conto di quello che stava accadendo a livello mediatico attorno appunto al delitto di Via Poma, che oggi è molto interessata invece, perché in qualche modo Simonetta è una ragazza del popolo, è una ragazza di periferia, è una ragazza con la quale è facile identificarsi, e quello che è accaduto a lei poteva accadere a tante altre ragazze che magari del tutto inconsapevolmente, ignare, no, di andare incontro alle loro ultime ore, no, si fossero trovati in una situazione analoga o simile a quella nella quale si è trovata Simonetta. E questo è importante, questo ha creato attenzione, ha creato molta attenzione. Io durante quest'estate ho parlato con persone che abitavano in Via Poma o che lavoravano in Via Poma e che in qualche modo hanno molto apprezzato l'idea di un progetto di legge. Noi l'abbiamo in qualche modo annunciato, l'abbiamo annunciato da qui, l'ha annunciato Roberto commentando il podcast appunto di Giacomo Galanti sull'Huffington Post, e la notizia si è subito diffusa. Ovviamente chi è stato coinvolto direttamente o indirettamente da questo delitto, dal delitto di Via Poma, beh, insomma, certamente è rimasto colpito dal fatto che in Parlamento fosse stata presentata appunto una proposta di legge per una commissione d'inchiesta. E ho potuto verificare che c'è molta attenzione, che l'attenzione anzi è salita. Ecco, io vorrei chiudere questa puntata un po' particolare, appunto doveva essere presente Roberto, che poi è il primo firmatario, Roberto Morassut, che poi è il primo firmatario appunto del progetto di legge per una commissione d'inchiesta sul delitto di Via Poma, ma è in ospedale al San Camillo perché ha avuto dei problemi. Ecco, vorrei chiudere dicendo che io temo che
questa sarà l'ultima occasione per cercare di affrontare e risolvere seriamente il delitto di Via Poma. E quindi voglio chiedere, no, a chi ci ascolta, a chi ci ascolterà, a chi ci sta ascoltando adesso, a chi ci ascolterà domani, a chi ci ascolterà nei prossimi giorni, di non far cadere la tensione e l'attenzione che c'è intorno a questo caso. Perché questo caso non è solo quello più conosciuto del dopoguerra. Appunto, tante volte ci siamo trovati a parlarne, no, con persone che hanno telefonato di tutte le regioni italiane, e c'è sempre stata una grande passione e anche una grande conoscenza del delitto. Noi torneremo a parlarne presto, ma la cosa più importante non è il fatto che io, Antonella, o altri, o Valerio, o Emanuele, o Daniele, ne parliamo. Quello che è importante è che la vostra attenzione continui ad esserci, perché se la vostra attenzione ci sarà, allora sarà una pressione in più, e forse la pressione decisiva affinché appunto il caso venga riaperto. Ecco, che ne dici, Antonella? Credo che possiamo concludere così, no? Io credo proprio di sì, lo speriamo tutti vivamente. È un po' il frutto del lavoro di tutti, delle aspirazioni di tutti, dei forum, delle persone che hanno preso parte, degli ospiti, ricercatori indipendenti, non dico solo noi, sì. No? Ce ne sono molti altri che hanno fatto un ottimo lavoro, e poi la grande attenzione che c'è su, appunto, sui social e anche sui forum, sì. Anche sui forum che lavorano molto bene, devo dire, da quel che vedo, insomma, con acume, con acribia, con perspicacia, quindi effettivamente è un risultato che si dovrebbe raggiungere. Speriamo che tutto vada nella direzione auspicata. Daniele, noi abbiamo concluso. Ok, perfetto, noi siamo qua. E allora, sì, buona serata. Un attimo, eccolo, vai Vera. Io ora mi metto in veri guai. Innanzitutto complimenti a voi, anche da parte della chat, Antonella, tanti complimenti. E poi volevo dire, essendo tedesca, e lo scrivo maiuscolo, quello che noto sempre in Italia è un grosso problema. Se ci sente qualche poliziotto o qualcuno, è un problema andare dalla polizia a fare una testimonianza, dire qualcosa che l'hai visto, perché a me è successo che sono stata perfino quasi insultata per una persona scomparsa che avevo fatto notare, e ti va via la voglia di andare lì e fare una notazione di qualcosa che hai visto, hai notato una persona che hai visto, e mi piange il cuore per queste cose. Questo volevo dire in questa trasmissione una volta, grazie. Ma insomma, dai, diciamo che poi alla fine, al di là delle battute, al di là poi delle singole situazioni personali, io penso che invece in moltissime situazioni la polizia italiana abbia davvero espresso livelli qualitativi notevoli. Poi purtroppo in molte altre situazioni invece ha sbagliato strada, ecco, insomma, no? È andata e ha seguito una strada sbagliata. Poi certo, di sbagliare può capitare. Poi invece in alcune situazioni, devo dire molto limitate ma presenti, si ha la sensazione che invece non si sia voluto guardare dove si poteva guardare. Ah. Ecco, vabbè. E non aggiungo altro. Okay. Comunque un articolo sulla Nazione di oggi,
asserisce che a livello mondiale la polizia italiana è la terza migliore al mondo. Perciò, insomma, è quello che stava dicendo Valerio. Sì. Capito? La terza al mondo. Bene. Esatto. Che mi sembra una cosa, insomma, no, che dovrebbe poco rassicurarci, no? Non è poco, infatti. Non è poco. Bene. E allora, buonanotte. 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 Ciao ragazzi. Ciao, buonanotte. Buona serata. Ciao. Le tue labbra sfiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla. Dentro i tuoi occhi specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Nella mia stanza angeli inganni se parli di morte, quando tu gridi a me tutte le volte. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. All'ombra del vento, cantando il suo male, sulla bocca ridendo, sei sempre seduta. All'ombra del vento, cantando il suo male, sulla bocca ridendo. Oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene.